Allora ragazzi, oggi siamo su Rimor, Super Bridge, dove qualche paio di anni fa abbiamo già trasformato il frigorifero Dometic a compressore. Questa è la serie 8 che conoscete abbastanza un po' tutti, ok? Display centrale, ok? Questa beh, è una modifica che già facciamo da tempo per quanto riguarda il discorso kit modifica frigo trivalenti in quadrivalenti col compressore. Per tornare al discorso di come si collega un camper check, ok, nella versione che vi ho fatto vedere stamattina era la versione quella Toad Ford 4000, invece questa è un Dometic. Per farvi capire, vabbè, questa adesso sentiamo il ticchettio del gas. Allora, questo era vecchio per compressore che manda avanti anche il trivalente. Eccoli qua, come vi ricordo, guardate un po'. Guardate un po' che ci sta qua, che ci sta? Ci avevamo un'altra volta il nero, ci avevamo un'altra volta il viola, non è più un arancione sui Dometic ma è un bianco. Quindi ragazzi, pure sulla serie 8, se volete farlo diventare Dometic domotico, abbiamo la stessa configurazione, negativo, positivo, col out, uscita, camper check, non cambia nulla. Quindi tutta la serie 8 che va da 2006 a oggi, è uscita la serie 10, potete collegare il camper check, ok? Dai, che con i prossimi video riusciremo a fare tutta la gamma domotica. Mo vediamo pure se l'AES, ok? Quindi stessi fili, mo qua si è staccato il filo, lo rimettiamo, ok?